Erano diretti in Algeria, ma non avevano l'assicurazione le due Volkswagen sequestrate sabato dalla polizia locale di Gravellona-Toce. Le due auto erano state appena ritirate da un concessionario e stavano per essere trasportate in Algeria. Da un controllo accurato da parte dei vigili è emerso che le due vetture, che hanno meno di 100 km ciascuna, erano prive della copertura assicurativa obbligatoria per poter circolare in Italia. I rispettivi conducenti erano sprovvisti della traduzione del permesso internazionale di guida perché muniti di patente algerina scritta con caratteri arabi. Le vetture sono state entrambe sequestrate e sono in corso ulteriori verifiche sui documenti esibiti. Inoltre i conducenti risultavano fuori dal percorso autorizzato in quanto dovevano recarsi verso il confine di Stato di Ventimiglia. Intanto la polizia locale di Gravellona-Toce ha intensificato i controlli volti alla sicurezza della circolazione stradale. La scorsa notte i vigili hanno fermato un veicolo privo di copertura assicurativa scaduta da oltre 6 mesi. Erano state inoltre elevate diverse sanzioni per violazioni riguardanti le norme la circolazione stradale, tra cui la mancata revisione periodica delle auto. Un 44enne residente nel Verbano, BF le sue iniziali, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore 3 volte al limite consentito. Per lui è scattata dunque la denuncia penale. I controlli da parte del comando della polizia locale toccese saranno ripetuti per tutta l'estate.